sempre bisogna chiederci che cosa finalmente Gesù si aspetta da noi. Evidentemente c'è un'organizzazione molto complessa che si chiama Chiesa. Ci sono tante chiese, anche di diversi riti, diverse tendenze, ma Gesù ha compiuto la sua missione per la strada. È andato poche volte al Tempio e quando è andato al Tempio ha manifestato sempre in un modo o nell'altro la sua felicità. Non è che io mi parli per dire la Chiesa è inutile, la Chiesa, ma per dirvi un'altra cosa. Dalla Chiesa e nella Chiesa deve nascere un ideale, deve nascere un impegno, perché se dalla Chiesa non nasce questo impegno, la Chiesa diventa inutile. E l'impegno è il regno di Dio. Infatti queste parabole non fanno altro che parlarci del regno di Dio. E questo regno di Dio è si compie nella storia, si compie nel tempo, si compie fuori della Chiesa. L'importante è fuori della Chiesa, perché questo regno di Dio si compie attraverso il nostro agire, attraverso i nostri impegni, attraverso il nostro essere uomini. Infatti, che cosa fa Gesù per le strade? Che cosa fa? Vorrei dire, mette l'uomo in piedi. Mette l'uomo in piedi. Cioè, assegna all'uomo la sua vera personalità, la ragione vera della sua esistenza, che è quella di collaborare a questa terra e alle relazioni che lui ci ha messo, che Dio ha messo in come atto creatore. In poche parole, questo regno di Dio è una società, è la società politica, è la società umana. E proprio in questo momento io mi sento così interessato a vedere come la nostra società vive, la nostra società politica vive senza politica, è affidata all'uomo, alla sua inventività, ma di qua nascono tutti gli equivoci, tutti gli errori, perché quest'uomo è senza vero amore, è senza vera responsabilità. E quindi evidentemente noi oggi stiamo vivendo in una confusione, e dico questo appassionatamente, perché proprio questi giorni circolava un messaggio che veniva da uomini di chiesa che si chiedevano un po' che cosa deve fare la Chiesa. La Chiesa non deve fare politica, assolutamente, non è lei responsabile.
del mondo attuale, della società, non è lei la responsabile, non è un fatto religioso la società in sé, capite? Che abbiamo bisogno dell'ispirazione di Dio, abbiamo bisogno del suo aiuto, abbiamo bisogno di, evidentemente, di una luce che ci venga dall'alto, ma il regno di Dio è un fatto dei laici, della loro piena responsabilità, che non possono affidare a nessuno. La Chiesa, con la sua buona volontà, tutte le volte che ha preso il compito dei laici, ha fatto dei pasticci, diciamolo pure. I tentativi suggeriti dalla Chiesa di società politiche hanno sempre fallito. Il perché è perché è compito vostro, amici, solamente vostro, unicamente vostro. La Chiesa non può aiutarvi come una mammina buona, è vostra responsabilità assoluta. Quando De Gasperi, uomo di Chiesa, uomo di preghiera, assunto dopo la guerra la responsabilità del governo, ha dichiarato chiarissimamente e anche ha respinto tutti certi tentativi di cui non sto a perdere tanto tempo in questo momento, i tentativi di cattivarlo per dargli consigli, guidarlo, dirgli che cosa deve fare, e lui li ha rifiutati. Perché ha detto: in chiesa vado per pregare, in chiesa vado per essere illuminato da Dio. Io sono un uomo fragile, sono un uomo debole, ho bisogno di aiuto, ma poi mi assumo la responsabilità assoluta e faccio quello che Dio mi assegna e mi affida con assoluta indipendenza e responsabilità. Ecco, dico questo perché tutte queste parabole, in fondo, che Gesù ci racconti, con cui Gesù ci insegna che cosa vogliono dire. Lui infatti mette in piedi l'uomo, tutti i miracoli che lo guariscono, i miracoli che lo illuminano, non fanno altro che dirgli: ora vai, vai e costruisci il regno di Dio. Questo è il tuo compito, questa è la tua responsabilità, questo è quello che Dio Padre aspetta da te, e unicamente, unicamente da te. Dico questo liberamente perché c'è qualche consigliere che si offre di essere il consigliere di una rinascita politica. Non è il nostro mestiere. Il nostro mestiere, come sacerdoti, come uomini di Chiesa, è quello di pregare per voi, è quello di dirvi fortemente e qualche volta con tanta vibrazione che questo è il vostro dovere, che ci aspettiamo. Cominciate ad agire, ma cominciate ad agire illuminando a Dio e pensando che siete voi che dovete servire la società.
La società non è fatta per approfittare, non è fatta per aumentare il flusso di cui l'uomo appare sempre più avido. La società è fatta per essere il regno di Dio, per cantare il regno di Dio. E questo regno di Dio è pace, è giustizia, è amore, è concordia, è forza di vivere. Ecco, ora l'Italia in questo momento è dolorosamente sfatta. Avete un grande compito, cari amici. Avete un grande compito, avete una grande responsabilità, cercate di uscire da questa atmosfera che cerca di contentare tutti i vostri gusti, tutte le vostre voglie, e assumete la vostra responsabilità. Se voi prendete la vostra responsabilità, ve lo assicuro un vecchio, la vostra vecchiaia sarà felice, altrimenti sarà molto triste e rattristerà il mondo.